E poi io non lo sapevo, ma insomma, la fede per te ha una grande importanza. E beh, altro tema. Tu hai detto che la fede è arrivata nel momento del dolore, la conversione, perché diciamo da famiglia, non era una famiglia cattolica, no. E quando è arrivata e che cosa ti ha donato? Allora, le porte ho capito, parlando con le persone, che si aprono sempre dopo che tu hai sofferto. La sofferenza apre le porte dell'anima. Avevo lasciato una relazione a 23 anni di una ragazza che mi faceva un po' soffrire. E quindi ho avuto una grande grazia, perché chi crede, crede perché ha visto, non crede perché lo hanno convinto. Cioè, la via di Damasco è stata per te. È la via di Damasco, ma tutti quelli che credono in vari modi, io ho avuto un'apparizione di Gesù. Davvero? Non appare spesso Gesù, cioè, appare molto la Madonna. Un'apparizione come, cioè, raccontamelo. Allora, adesso uno può di premessa è irraccontabile, cioè tutti possono dire come fai a sapere che era Gesù, però io domando come fai a sapere che sei innamorato? Non lo puoi tradurre a uno che a un altro, è una roba tua, certo. Però tu sei sicuro che sei innamorato? Certo. Ma stessa cosa, io ero a letto, avevo lasciato la fidanzata il giorno prima. Intanto la prima cosa che ho sentito andando a casa, sveglio mia mamma, mi sentivo la carne, può darsi che pianga, può essere staccarsi dalle ossa. C'è un dolore come della carne che si stacca. Fisico. Io mi è venuto da inginocchiare, io è ateo. Mi inginocchiavo per terra, mia mamma era... L'ho svegliata, questo appena lasciata la fidanzata, okay. Alle 9 di sera, torno a casa alle 10 così. Dopo vado a letto, tranquillo, io non piglio mai farmaci, non prendo il caffè, io sono uno che non piglia niente. Sono già felice di mio, a me il vino mi abbassa di livello, quindi il vino non lo bevo che invece di darmi allegria, ho un tasso di vino fisso nell'acqua. Ok, va bene, allora ti abbassa il tono dell'umore. Sì, perché ce l'ho già. Quindi tu ti svegli, hai questo dolore fisico nelle prima di andare a letto. Sì. Quindi vado a letto, era un dolore che mi si sentivo staccare la carne dalle ossa. Boh, mai provato. Boh, vado a letto, normale, felice, tranquillo, fede non se ne parla. Poi mi sveglio alle 4 e sopra di me, sopra la mia pancia, dentro la stanza, un po' più alto, c'era una fonte d'amore come un phon. Che mi inondava, ma più di mia mamma. Mia mamma, in confronto, mi odiava. Cioè, un amore incredibile che sento che arriva da lì. È come se io fossi innamorato di te, lo sento quando ti certo, guardo, certo, che tu mi ami. Certo, energia forte che penso di non te. Puoi certo. Non sentirlo. E io rimango a bocca aperta, cioè, dico, boh. E quest'amore fa, ricordati che è completamente gratis. Tu non ci devi nulla. Vedo la figura di Gesù... E dice, te puoi mandarmi a quel paese, girarti, assolutamente è tuo dovere dire va a quel paese. Io dico, come a quel paese? Grazie. E dice, guarda, l'amore è totalmente gratis, quello che diamo noi. E come? Dietro a lui c'era un alone di luce. Dico, come gratis? E io mi sento sempre più piccolo, dico no, no, e dico se, però lui ha bisogno che io confermi dicendo dammelo. Questo perché amore. L'amore, se non mi dici dammelo, io rispetto la tua volontà che non lo vuoi. Ma come non lo voglio? E mi dice, sento proprio il suono delle parole, amare e dare, se dai, metti la mano nelle lame e non ti tagli,
e nella fiamma e non ti bruci. Ho iniziato ad andare, il giorno dopo, la mia vita, cioè la mia vera vita non è da quando sono famoso, è prima dei 23 anni e dopo. Dopodiché io vado dai preti, vado dai frati, inizio una ricerca partendo dalle religioni orientali, perché ero molto intrigato, non viaggiavo tanto, ma ero quindi molto... diciamo il cattolicesimo lo hai scelto. L'ho scelto alla fine. Perché tu hai capito che io quella figura che ti parlava era Gesù. No, io l'ho visto Gesù, però andavo in chiesa e non sentivo quell'energia lì. Certo. Perché sentivo molto l'energia dei fedeli che avevano tutti i cavoli loro per la testa. E ho iniziato uno studio partendo dalla religione giapponese, da ormai le ho imparate tutte le religioni, però l'unica religione al mondo dove Dio ti ama è questa. Perché gli altri ti anneghi in una beatitudine, ma Dio non ti ama, è impersonale, lontanissimo. E tu hai tipo il buddismo. 50 anni hai sempre sentito l'amore di Dio? Allora, inizia la difficoltà. Io come la vedo? Che appena tu sei nella luce, che hai scelto la luce, il diavolo si attiva e ti inizia a massacrare. Ti inizia a picchiare. E il motivo per il quale c'è la guerra, i bambini che muoiono, come la vedo io, ma come la vedono i cattolici, è che Dio ha lasciato la libertà al demonio di è il principe del mondo, perché in palio c'è la vita eterna. Quindi, certo, pensando che tu devi campare per sempre, però devi scegliere. Dio, io lo so, la cosa che mi ha colpito dall'apparizione è la libertà che mi dava di dire accettami o meno, di dire va a quel paese, e lui non si riprende, cioè non se la prendeva della mia ingratitudine, diceva è tuo diritto. Questo fatto, nessuno che ama ha questa generosità, no, di ma si dice verso l'altro, che certo, anche uno che fa l'elemosina di notte tutto bardato si aspetta sempre la ricompensa, certo, perché se tu vai a fare l'elemosina tutto bardato, in fondo l'uomo è incapace di gratuità, te lo do gratis. E questa cosa ti ha reso una persona diversa? Diversa, però dura, perché non è che dopo la perdi, arriva un punto che sei tentatissimo da tutto, cioè momenti bui non è che hai risolto, anzi inizia ad arrivare... Momento più buio qual è stato della tua vita? Momento più... venivo ferito io più che buio, ci sono stati dei momenti dove sono stato ferito, perché io sono molto sensibile, da parole, da apprezzamenti, un po' sempre. Non c'è un momento buio, perché io ho la fede, dicevo, oh,